Piccola Sistina attraverso le commedie più famose. Allora, avventuriamoci in questo meraviglioso viaggio, l'affascinante percorso della commedia musicale italiana. La storia è molto semplice. In un piccolo paese di montagna venne contattato dal signore, sì, proprio lui, l'onnipotente, il quale dice convince Don Silvestro ad organizzarsi, perché da lì a 7 giorni avrebbe organizzato un secondo diluvio universale, e diede a lui, proprio a Don Silvestro, l'ingrato compito di mettere in salvo specie umane ed animali, dicendogli che sarebbe passata alla storia come l'erede di Noè. Convintosi della veridicità dell'evento, da quel preciso istante il prete si appresterà a suonare le campane per radunare tutti gli abitanti del villaggio e dar loro la notizia di quanto sarebbe potuto accadere da lì a 7 giorni. Sarebbero stati testimoni del secondo diluvio universale della storia. Ed allora il prete suoni le campane. Perfetto ragazzi, proviamo questa nuova canzone. C'era una volta, anzi c'è, o meglio ancora, potrebbe esserci, un piccolo paese di montagna che sta qui o là, dovunque piaccia a chi sta ascoltando, il paese che io da quassù ho scelto per questa favola. Tu aggiungi un posto a tavola e c'è un'anima in più, se sposti un po' la seggiola stai comoda anche tu. Sta a tavola, che c'è un amico in più.
ragazzi, le prove sono andate benissimo. Ci vediamo domenica in chiesa. Permesso? Clementina, ho bisogno di confessarmi. Ma se ti sei confessata appena stamattina? Ho peccato di nuovo, oggi pomeriggio, nel bosco. Senta come mi batte il cuore. Clementina! Mi sono macchiata di un peccato grave. La confessione è un sacramento, non uno smacchiatore. Avanti. Ha sentito che caldo oggi? Lei dov'era alle 3? Io nel bosco, ci vado sempre alle 3. Si sta bene, sotto le querce l'erba è verde e tenera. Io mi sdraio sotto un albero, mi piace togliermi la camicetta per sentire il fresco dell'erba sulla pelle. Sa, non porterei Giseno. Come, scusa? Dicevo che non porterei Giseno. 2 più 2 fa 4, 4 e 4 8, 8 e 8 16. Insomma, devo essermi addormentata. Ad un tratto è arrivato lui, lo stesso dell'altra volta. E sa cosa ha avuto il coraggio di dirmi? No! Spogliati, ti voglio nuda. 16 per 16, 142. Io tremavo tutta. Lui mi ha sfilato la gonna. Sa quella blu che avevo domenica? Quella che quando mi sedevo mi si vedevano le gambe? Sì, me la ricordo. La vedevo dal pulpito mentre dicevo. Sì, sì, proprio quella. Non ti distrarre e continua. Poi sono rimasta solo con le mutandine. Sa, eccoci. Uno slippino piccolo piccolo. Ah, sì. Ad un tratto lui, con gli occhi allucinati, oh, è terribile. Senta, di conta novembre, con aprile, giugno e settembre. Mi ha messo la mano sul seno. Di quel seno ce n'è uno. E qui mi sono svegliata. Tutti gli altri ne ha 31. Come, scusi? Per penitenza dirai 31, pater ave gloria. Così pochi. Clementina, hai sognato, e i sogni non sono peccati. Ti posso dire qui con lei? No, fuori, adesso a casa, perché è tardi. Sì. Ma Clementina, io non sono un cardinale. Lo so, però se lo meriterebbe proprio. Ma cosa ne sai tu? Cosa stabilisci? Buonanotte, Clementina. Buonanotte, buonanotte. Te lo siamo già detti ben 18 volte. Buonanotte, buonanotte. Ma guarda, Clementina, prima o poi io, anche se sei la figlia del sindaco. Clementina. Io quasi quasi, per stargli più vicino, la penitenza la dico qui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro bacio quotidiano. Thank you.
Cristina. Sì? Finalmente! Chi parla? Dio! Ma chi io? Dio! Il tuo Dio! Ah, Dio? Non ti avevo riconosciuto! Ti credi spiritoso, eh? Ti diverti a rompere l'anima alla gente! Mai fatto niente di simile, casomai il contrario! Senta, scusi, lei chi è? Che cosa vuole? Ma te l'ho detto! Io sono il Signore Dio tuo! E voglio parlare con te della fine del mondo! Ma va alla Mecca! Alla Mecca! Dalla concorrenza! Avessi per caso sbagliato numero! Ma sei tu, Don Silvestro? Sì, e tu sei un idiota! Come ti permetti? Figliolo, devi essere impazzito! Nessuno aveva mai osato attaccare il telefono in faccia a Dio! Ma io non ho mica attaccato, l'ho messo giù piano piano, così. Oddio, oddio mio, Padre nostro, che se ne scegli. Lo so benissimo dove sono. Alzati per favore, stammi a sentire. Ho deciso di organizzare un secondo deluvio universale. No! Sì! Ma signore, hai deciso di annegare tutti di nuovo? Precisamente. Tu costruirai un'arca. Io? E con essa salverai il tuo paese. Il mio paese? E tutti gli altri innocenti che annegheranno nel mondo? Innocenti? Quali innocenti? Sai che fine farebbe il mondo se lasciassi fare a questi innocenti? Beh sì, forse hai ragione. Forse? No, hai ragione e basta, che forse? Posso chiederti una cosa? Perché hai scelto proprio me? E perché proprio il mio paese? E perché no? Certo, perché no? Posso chiederti una cosa? Fai. Ma questo diluvio quando dovrebbe avvenire? Avverrà mercoledì sera. Ti do 7 giorni di tempo. Ma non saranno troppi? All'alba di domani suonerai le campane, chiamerai a raccolta i tuoi parrocchiani e darai loro la novella. Sì, se vado fuori dai parrocchiani a dare loro la novella, mi danno... Comincerete a lavorare all'alba del giorno secondo, in quanto la prossima notte, la prima, l'ho destinata alla procreazione. Ogni uomo si giacerà con la sua donna e si genererà un figlio. Concepiti in questo vecchio mondo, essi nasceranno nel nuovo e dal vecchio erediteranno. Genesi, capitolo 18. Bravo, vedo che hai studiato. Sì. Silvestro, sarai degno del tuo compito? Sì, non mi crederanno mai. Mi faranno rinchiudere in un manicomio e lì finisce. Arrangiati. Io mi farò sentire di tanto in tanto. Ma ricordati, solo tu potrai sentirmi. Solo io? E come? Signore, signore! Che altro c'è? Beh, vedi, ecco io non avrò il coraggio di andare fuori a suonare le campane. Tu farai quello che ti ho detto, Silvestro. Ma non posso andare là fuori e dire... È un ordine! Lo faccio senz'altro. Le campane suoneranno, te lo garantisco io. Ora ti saluto, Silvestro. No, no, aspetta un attimo, parliamone. Perché qui? A me. Come? A me. Addio. Eh? Addio a me. Buona questa. Adesso vi spiego, guardate per favore. Thank you.
fatta, inventata dal club. Aiutami tu. Ti prego. Aiutami. Signore! Facciamo un passo indietro, era il 1963 e i versi in dialetto romanesco recitano così: Rogantino Erduro, nato sto piccolo castelluccio e cresciuto a forza de sventole, perché ha avuto ogni sempre il vizio di rugare e da rilevarci. Stay with it.
tua a crea sono più sul tra d'armonia. Ciumachella, ciumachella de Roma mia, sei una rosa, sei un bicciu, una sciccheria. Ciumachella, tu sei nata Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato un blues ultra d'armonia. Ciumachella, ciumachella di Roma mia, sei un pittore.
tornare giovane venderei la mia anima al diavolo. Ed è questo lo spirito a cui nel 1986 si ispirarono Erinei e Giovannini nello scrivere la divertentissima Se il tempo fosse un gambero. Tardi, noi dobbiamo andare a casa. Andate, andate, cocchi miei. Signori, scusate, un piccolo annuncio di servizio. È urgentissimo. Davanti alla chiesa c'è ferma una Lancia Y targata CV019 VM, V di Vicenza M. È urgentissimo perché devono portare una persona in ospedale. Potreste spostarla, ripeto, Lancia Y targata Catania Vicenza 019 Vicenza Mantova. Grazie. La vita non fa prova generale. Se sbatte il palcoscenico e poi se la commedia viene bene o male. Solo al finale se potrà sapere. Vorrei rimettere indietro l'orologio e appiccicare le foglie a camminare. Monta su un treno che va all'incontrare e via da oggi verso ieri fa. Se il tempo fosse un gambero, sapete che farei? Vorrei ritornare subito, indietro, in un replay. Dare l'anima al diavolo per ritornare là. A quel momento magico di tanti anni fa, quando un vero principe di me si innamorò e io, come una stupida, piangevo a dire no.
No, purtroppo, non c'è voi. Sono il diavolo, svegliati. Oh, sono il diavolo, svegliati. Cosa fai? Chi è? Imbecille! Ah, vostra malignità, siete voi, ho riconosciuto subito. Scemo, rimetti gli occhiali alla vecchia, se no non può sentirti. E che? Su Augusti si sto occhiali? Ah, è campanara vecchia però, eh. Fermo! Svegliala con dolcezza. Se le prende un coccolone, la sua animuccia, candida, se ne vola... Su e buonanotte! Ma io vorrei capire, ma perché ci tenete così tanto all'anima di sta vecchietta? È un pezzo rarissimo. In 80 anni neanche un peccato. Me. Quell'idiota nubile, immacolata come sua madre la fece. Ah, bella. Solo oggi ha espresso un desiderio. Poco encomiabile. Ci penso io, non vi preoccupate. Desiderio incomiabile. Che ridi, cretino! Lo sai che sei lì per riabilitarti. Questa è l'ultima possibilità. Se fallisci, ti cancello. Infernale, e ti tolgo te e la pietra magica. No, la pietra magica, no, vi prego. È tutta la mia forza. Allora, fa meno il cattivo e comportati male. Non dubitate, sarò cattivissimo. Però farò piano, eh. La sveglio piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Adelina, sveglia. Adelina. E questo è il campanara per davvero. Adelina, sveglia. Sveglia, Adelina, Adelina. Sveglia. Che paura! Sì, perché io no. Per diavolo! Oh, madonna mia, bella! Bella, più che altro sarà un tipo. Ma allora sono morta! Sono morta e sto all'inferno! E perché? Io non ho fatto niente di male! All'inferno non ci voglio stare, portami! Non ci voglio! Shh. Non sei morta e non stai all'inferno! Sono io che mi sono scomodato per venirti a trovare. Ai! Bene sta, così te impari. Ancora non mi sono sfreddato. Ma allora esisti? Perché non mi vedi? Certo che esisto. Ma che vuoi? Io? Sei tu che vuoi. Non hai detto che vorresti ritornare indietro nel tempo, nel giorno in cui perdesti l'occasione di dire di sì ad un certo principe? Ma pare che l'ho detto, se ne dicono tante. Ma perché si può fare? Si può, Adelina, si può! Appena sei pronta partiamo, perché sai, il tempo è come un gambero. Tu ti fidi di me? No. Bene, non c'è bisogno, c'è più gusto. Ma io ti faccio vedere che io ti riporto indietro nel tempo. Dove vuoi andare? Dove vuoi tu ti porto? Andiamo nel 1928, a Campo dei Fiori, nella bancarella di frutta e verdura di tua madre. Rimucina, rivolta, e ci vesta, Pave Satan! Ecco Adelina, adesso ti riporto al mercato di Campo dei Fiori. Y no va a
se lavora e se fatica per la pazza e per la fama. L'amica ti ha dato licenza, pensa la pazza. Adelina, vedi? Siamo a Campo dei Fiori. E quella? Quella è tua madre, alla bancarella di frutta e verdura. Ma che stai dicendo? Mia mamma è morta. No, perché siamo nel 1928. Ma che fai? Non vedi? Ma io non ci vedo niente. Grazie, c'è ancora ste specie di cose sugli occhi. Va meglio adesso. Ma questo è il mercato dei Campo dei Fiori. E questa è la bancarella che ci avevamo. E questa è mamma mia. Ma siamo nel 1928. È mezz'ora che tu sto a dire. Fa vedere come ero giovane. Giovane e pure caruccia, certo, a chi gli piacciono quelle che tirano all'ordinario. Ma io c'ho paura. Niente paura, Adelina, perché adesso tu non ti ricorderai più di niente. Non ricorderai nemmeno di avermi conosciuto. Perché vedi, ricomincerai a vivere come se fosse stata la prima volta. Ricomincerai a vivere come la prima volta, soltanto con una differenza: che adesso potrai finalmente rimediare a quell'errore che facesti dicendo di no al principe. Adesso ce ne andiamo tutti a casa tua. Gira, rivolta e rimesta, Pave Satan, Alemme! Sì, ma io dal principe non ci vado. Ma quello ti vuole sposare. Ma mi ha insultato. Sentiamo, che t'ha detto? Ti voglio assicurare che non era un insulto. Sicuramente non t'ha insultato. Ah no? Sembra una cipolla, ha detto. E sarebbe un insulto, appunto. Chi è il prezioso tartufo dei poveri? La cipolla, 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 cipolla. Chi è la creatura che senza ti stuzzica? La cipolla, 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 cipolla. Ah, il ciuffo in testa, lieve la gonna, come una donna che ama lo va. Che bella festa quando la peli ai sette veli di Salomè. Chi è quella rosa che adorna la tavola? La cipolla, 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 cipolla. Chi è quella stella che il piatto ti illumina? La cipolla, 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 cipolla. Paragonarti a questo ortaggio fu un grande omaggio, in verità. Splendida Venere, ortofrutticola, inconsapevole del proprio fascino. Bella, bellissima, buona, buonissima, somiglia a chi? Adelina, 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 Adelina. È la regina della cucina, è seducente, dolce e piccante, è afrodisiaca e nell'amore il tuo vigore raddoppierà. Il suo profumo dalla colina come Adelina.
scrosola nella padella e ancor più bella d'oro si fa. Quello del principe fu un complimento, pensa un momento e converrai. Chi sa commuoverti fino alle lacrime? La cipolla, 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 super erotica, stuzzicantissima, ricercatissima, aroma all'estero saporitissima, tutti la vogliono, vilici e nobili, parroci e vescovi, metti a friggere sin d'ora subito, sapore unico che sa di favola e afrodisiaca, come una femmina ti manda in estasi roba dare. Per questo il principe fu gentilissimo, paragonandoti a questa splendida creatura magica, a questa venere ortopunticola che ti resuscita e ti fa piangere tenere lacrime quando togliendosi in verità, se la ricoprono diventa simile a Salome. Sta nella corda come un accordo, il suo ricordo mai svanirà. Gran tentatrice di ogni palato, sempre beato chi se la fa. Porpora che le guance mi tingono di bere recondia, anche se c'è tutta sta nebbia e non è che si vede poi tanto. Chi ho da esse, cara? Santa Cuba! Congratulazio! Antiquo parlo, come colei che morì ammazzata nel lontano anno 1203, Santa Pupa Vergine. E martire! E appunto la virginità de fu lo martirio meo. Santa cara, solo voi mi potete capire.
Aiutatemi, io sono tanto confusa. E perché? Perché un uomo debole, cospicuo e debolcherrimo aspetto? Non ho capito bene. C'ha la grana, è puro bello. C'ha la grana? Ma voi parlate di Poniatowski? Illo, lo prence leggiadro. Beh, non è che sia bello come un angelo. Non fia mai. Lo prence sotto panni è molto più fornito di certi angelici transessuali che conosco io quassù. Sì, vabbè, ma io che devo fa? E che messa via avevi fondamenta? No, non mi permetterei mai, no. Ecco. E allora, vedi, ti risvelerò la prassi. Domani, quando tu lo rincontrerai, cara, strofina scetesce. Come? Dico, strofina scetesce. Sruscialo tuo contro lo suo corpore. E sospirosa la scivetta alquanto, chiude uno solo oculo e con l'altro fa amicamente a uno o più fiate. L'occhietto, insomma. Vedo che mia Rimiri è stupita. Fata anziché no. E beh, santa cara, senza offesa, eh. Ma voi siete sicura di essere pratica di ste faccende, eh? È una vita che non penso ad altero. Mamma mia. Sic come tua madre lo fece, anche tu lo hai da facere. Ma il pudore, la castità? Follie. Ma io ho sempre saputo che se si fanno queste cose, gli angeli piangono. Tutta invidia. Ma allora, il peccato? Peccato est sprecare l'organi all'uopo creati, tenerli in cassa de integrazio. Crescete e moltiplicatevi. E tu così non moltiplichi, tu sottrai, Adelina. Domani, quando tu lo rincontrerai, se illo te stringe, tu restringelo! E se illo te pace, tu repacilo! E se illo... Sì, sì, ho capito. Meglio non entrare in dettaglio. Sarebbe meglio entrare, invece, entrare. Entrare. Ho capito. Comunque, mementa, cara, mementa. Amor ch'a nullo amato, amar perdona. E che vuol dire? Niuno lo sape, ma se dice... Ah, pure da santa mi sono dovuto vestire, ma questo qui il principe non se lo prende, questo non se lo prende, questo mi fa perdere tutti questi, non se lo prende! Niente, un leggero e momentaneo attimo di disperazione. E poi almeno quello, il poveraccio, mi si sposerebbe. Invece il principe lo sapete che vo'. Sposate, devo sposare! Me l'ha detto a me testuale. Essere buona idea de prendere Adelinca per mia moglie, mio blu di sangue mischiarlo con vigoroso sangue popolano. Ma se in posta nascono belli principetti. Avete capito che mi ha detto? Mi ha detto così, principe, mi ha detto così. Vi va bene? No! E perché no, perché no, perché no, perché no, e perché no? Ma l'amore, dove me lo mettete l'amore? So io dove glielo metterei a questo. Niente, io ho mal di testa, non mi sento niente, non mi sento per niente bene. Come l'avete chiamato quel coso l'amore? L'amore. Ah, ecco, quello passa, i quattrini restano. Dovrei fare un matrimonio di interesse? No, assolutamente, nessuna donna fa mai un matrimonio di interesse. Ah, ecco. No, perché dico, tutte trovano il modo di innamorarsi prima di prendersi uno ricco. Io l'ho capito chi siete voi. Che hai capito? Chi sono? Siete un cinico. E anche di più, perché io vedo le cose come sono e non come mi piacerebbe che fossero. Oh, mi avete imbriacato di chiacchiere. Non capisco più quello che è bene e quello che è male. Ok, siamo sulla strada giusta, piccola. E poi dite cose che non stanno né in cielo né in terra. Hai mai provato qualche altro sito? Vedi tipo... Comunque, Adelina, io vi prometto... Una cosa impossibile. Sempre bisogna promettere l'impossibile. Così se uno non può mantenere, nessuno può protestare. Io non ci credo che posso diventare principessa. Mai disperare. Io sono Adelina, amica Cenerentola. Tu sei una bella sventola, però sei presciolosa e l'occasione non la sai afferrare. Hai voglia, canta il gallo, ta
quando il principe appena un mese sposa, comincia a venire al ballo, da cosa nasce, cosa e si vedrà. Si veste panna al ballo, si prepara panna alla festa, gli orecchini de corallo, mette i fiocchi alle scarpette e fiori in testa. Adelina, Adelina, stasera è deliziosa, mentre al principe fa l'inchino, gli presenta maliziosa le sue mele rosa dentro al panierino. Ed ecco che da cosa nasce cosa, la festa è più festosa, la musica più musica si fa, ed ecco che da cosa nasce cosa, ballando insieme al principe, qualcosa di importante nascerà. Che in carne ed ossa, le corna le ho perse. Capisco. Beh, mi avete saputo tentare proprio bene. Ma io per tentare sono speciale. Tento e ritento finché non gliela fu e non sono contento. Beh, come si dice, tentar non nuoce. Se non nuocesse, che piacere ci sarebbe a farlo. Comunque, Adelina, io vi devo salutare, un sacco di cose da fare, vi ringrazio. Dio! Ah! Dove? Ma chi? Lui. Qui non ci sta nessuno, siamo solo voi e Dio! Ah, di nuovo! Dov'è? Dov'è? L'avete visto? L'avete detto? Dov'è? 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 Ma siamo solo noi due! Ah, no, perché, sai, a volte basta poco. Quello è capace di tutto, fa le apparizioni improvvise. Fatima Lurde, mai visto? Comunque, Adelina, state calma, che perché vi agitate? Perché vi siete agitate? Perché avete fatto tutta questa confusione? Perché avete fatto tutto questo? State tranquilla, calma, ci state... Per favore, basta, eh? Vabbè. Dite con calma quello che avevate detto, perché poi mi avete interrotto con questa stupida storia di Dio. Ditelo di nuovo. No, è che è tardissimo e mi devo preparare per il ballo. Ma vai allora, vai, Adelina, corri, scappa! Sbrigati, Adelina, che il treno passa! Sbrigati e sbrigatevi tutti, sbrighiamoci tutti, perché il tempo passa, fugge e se ne va. E ogni sogno realizzato non può più trovar pace e resta così per come l'abbiamo lasciato. Carpe diem, dicevano i latini. Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi, diciamo noi. Si vive una volta sola, vi dico io. Vivete ogni attimo senza rimpianti, seguendo il vostro cuore, perché ogni attimo è così, eterno.
ed è soltanto quello, è unico, non tornerà mai più. Un povero suonatore di sitar diceva: l'unica verità è amare e lasciarsi amare. Buonasera. Grazie. Speriamo che anche lo spettacolo di quest'anno vi sia piaciuto. E prima di chiamare tutti i ragazzi sul palco, l'anno scorso abbiamo dedicato lo spettacolo della Corale Polifonica Gioiosana a mio figlio che era nato il giorno prima. Quest'anno non è un'occasione così allegra, però la notte scorsa qualcuno è scomparso qua in mezzo alle fiamme. Noi dedichiamo questo spettacolo a loro, che volevano festeggiare invece no. Grazie. Adesso invece, se mi mandi la base del gran finale, ve li chiamo tutti, in ordine alfabetico. Isabella Aiskug. Eccola. Vieni qua, Isa. Luca Aiskug. Prego, il palco è tuo. Bravissimo. Giovanni Barberi, uno degli anziani del coro. Eccolo! Romina Buttò. L'applauso però si deve sentire, vuol dire che non ti è piaciuto lo spettacolo. Forza con l'applauso. Emanuele Casamento. È uno dei più piccoli del coro. Roberta Guzmán. Veronica Guzmán Piccione. Arianna Di Carlo. Serena Di Pino. Eccola. Alessandro Poti. Alessandra Mollica Franco, ancora con la musica, così li accogliamo. Ecco, Sara Mollica Franco. La musica è finita, ma potrebbe pure ripartire. Oh. Filippo Natoli. Gloria Panissini. Passo di qua. Maria Tindara Papa, lasciate spazio. Maria Tindara, va di là. Così che ecco. Poi, Alessandro Batti. Francesco Batti. Maria Chiara Ratto. Jessica Ruggeri. Serena Ruggeri. Morena Sidoti Cardillo. Francesco Spinella. E signori, a Gioiosa lo conoscono come Romeo Gioiosano. Colui che ha fatto il direttore artistico di questo spettacolo, ha dato l'anima con me in pochi giorni, perché è da pochi giorni in ferie. Marco Vito.
Io penso che gli ultimi ringraziamenti vanno a Virgilio Gravano, che ha curato la parte del narratore da Roma, ad altri amici che ci hanno dato davvero una mano, i genitori di tutti i ragazzi che quest'anno sono stati molto ma molto importanti, sia alla preparazione delle scene, sia alla preparazione delle scene, dico, dell'attrezzistica, che portarli due volte la settimana, seppur quattro nelle ultime, alle prove, e il sacrificio, vi giuro, non è minimo. Signori, a voi la Corale Polifonica Gioiosana. Grazie! Dovrebbe esserci il nostro benemato sindaco Ignazio Cerro, signor Spanò. Ha detto che arrivava, però ha detto pure che bisognava vedere se col tempo riusciva a tagliare un minimo. Va bene lo stesso, vi ripeto, noi l'anno prossimo saremo ancora qua. Spero che ci siate pure voi con noi. Grazie. Abbiamo dimenticato un paio di ringraziamenti. Un ringraziamento particolare che volevo fare a Miriam Russo, che ci ha dato una mano dietro il palco. Sì, scusa Miriam, grazie. E l'ultimo ringraziamento che volevo fare penso sia uno di quelli più importanti questa sera. A livello personale penso che non smetterò mai di ringraziarlo per tantissime cose, ma non è quello che mi tocca di fare stasera. Stasera devo ringraziarlo a nome di tutta la Corale Polifonica Gioiosana, perché senza di lui, senza la sua guida, non saremmo qui. Signori, un applauso al maestro Salvatore Saulle! Grazie pure alla Chris & Co, che egregiamente solo oggi ha provato e ci ha dato una grossa mano. Grazie a voi di esserci quest'anno, di esserci stati gli anni scorsi, e come gli assassini tornare ogni anno sul luogo del delitto. Grazie, buonanotte a voi. Buonanotte, all'anno prossimo. Potevano dare di più i ragazzi. No, non è vero, hanno dato il massimo. Hanno dato il massimo, anche se qualcuno c'ha la linguaccia lunga, però hanno dato il massimo. Oh, io che devo dire, posso fare l'intervista pure a lui? Secondo te com'è andata? A me è piaciuto, a lei? A lei chi? A lei. Ah, a lei me. Lei maestro in questo caso. È andata più che benissimo, più che benissimo. Maestro, ma quanto lavoro c'è dietro una cosa del genere? Un anno. E pomeriggi dal caldo alle 2, vero? Con i figli che piangono. Con i figli che piangono, le mogli che rompono, no? Non lo diciamo. Esatto. Anche i genitori rompono. I genitori che telefonano, dove sei. Però sono gli scotti da pagare. È uscito un bello spettacolo. È andata più che benissimo. Speriamo che ce lo dicano. Poi, pure dato quelli, che ce lo diciamo da soli. Quelli che visitano il sito www.gioiosani.it. Grazie Alessio. Grazie.